nata in modo del tutto spontaneo. Peraltro, quando è avvenuto questo fatto del licenziamento della professoressa Carraschiglia, di cui hanno cominciato a parlare in tutti gli Stati Uniti e poi in tutto il mondo, io mi trovavo a New York. Allora, grazie all'aiuto di una giornalista, sono riuscito ad avere il suo numero e l'ho chiamata. L'ho chiamata anzitutto per ringraziarla e per dirle che il suo gesto di licenziarsi, perché non le era stato permesso di appunto parlare di Michelangelo, illustrare le foto del David, è stato un gesto quasi eroico, tra virgolette, di sicuro un esempio per tutti gli insegnanti del mondo e un esempio per tutti gli studenti del mondo, perché l'arte non può mai essere considerata pornografia. E la prima cosa che mi è venuta spontaneamente di dirle è: venga a Firenze. Pensavo che mi avrebbe detto no, da fare, invece mi ha detto: beh, in effetti venire a Firenze è sempre un piacere, e mi ha detto: d'accordo sindaco, vengo a Firenze e ci organizziamo. Devo ringraziare i Friends of Florence che ci hanno aiutato sponsorizzando il viaggio e l'ospitalità, e quindi nel giro di qualche settimana, detto fatto, la Hop Carraschiglia è qui. Questa mattina a Palazzo Vecchio faremo un incontro pubblico in suo onore, le daremo un riconoscimento. Io credo che sia un gesto che, grazie anche a voi, ai media, visto che se ne sta parlando da giorni in tutto il mondo, un gesto che serve a raccontare al mondo intero che cos'è la bellezza di Firenze e che cosa simboleggia il David di Michelangelo, e che le nudità nell'arte non possono mai, mai, mai essere considerate volgarità o pornografia.